Io sarò un segretario itinerante, nel senso che dovunque ci dovessero essere focolai di centrosinistra che chiedono il mio contributo, il mio ascolto, io sarò lì, perché questo è il mio compito. Lo faccio anche perché, come evidenziato stasera, vi ringrazio di avermi fatto parlare, anche se io mi ero ritagliato un ruolo di uditore, lo faccio. Voglio dire perché in tutte le realtà c'è sempre molto da imparare nel momento in cui si ascolta. E consentitemi di ringraziare anche i rappresentanti del Partito Democratico presenti in sala, che in segno di ospitalità nei miei confronti, insomma, hanno voluto che parlassi io. Non ero abituato, non ero preparato per un dibattito di filosofia del linguaggio, come è stato questa sera, però la cosa mi sprona molto e quindi anch'io ritengo che le parole siano fondamentali ed importanti. Ma prima di dire giusto due cose, ci tengo a sottolineare a chi mi ha preceduto che il Partito Democratico a tutti i livelli non tiene in ostaggio il suo popolo. Assolutamente. Assolutamente. Come è evidente e chiaro che il Partito Democratico non ha bisogno di essere difeso, certamente non da me. Questo vorrei che fosse chiaro. Come non mi pare che si siano disattese speranze dopo il 3 marzo, non fosse altro che stiamo qui a ragionare. Al netto di tutto questo, ovviamente io nei temi che interessano la città non entro perché non sono preparato. Ritengo che non vi sfugga il fatto che il voto ad Avellino, oltre che ad avere un valore, diciamo, cittadino, ha un valore regionale se non addirittura nazionale. Rispetto a questo, anche in base a quello che ha detto il nuovo segretario del Partito Democratico, Zingaretti, che io condivido pienamente, che condividiamo noi pienamente a tutti i livelli, c'è la necessità di costruire un centrosinistra largo. Consentitemi, visto che stiamo fra amici e che mi rendo conto che il punto focale deve essere sempre il Partito Democratico, cosa che a me fa piacere perché stare al centro dell'attenzione in politica è fondamentale, sapete che cosa mi spaventa? Mi spaventa il fatto che, malgrado i nostri sondaggi, diciamo, siano positivi in piccolo, mi spaventa che a fianco al nostro partito non ci siano forze con le quali costruire un progetto di tipo nazionale. So, noi abbiamo attualmente uno schema nazionale che a fianco del Partito Democratico non c'è, non ci sono componenti storiche che intendono ricostruire il campo del centro-sinistra. Quindi io vi invito anche a fare questa riflessione, che noi come Partito Democratico facciamo perché siamo interessati che al nostro fianco ci siano forze che ci diano una mano, non fosse altro perché viviamo in un regime proporzionale. Allora, sia ben chiaro, e ovviamente io non sto parlando di questa realtà, il Partito Democratico è interessato a costruire a tutti i livelli processi politici che interessino il centro-sinistra, in maniera non egemonica, ma in maniera trainante. Però i soggetti con i quali noi intendiamo confrontarci, il confronto ovviamente accade alla pari,
che come in tutte le cose avete fatto fin troppe citazioni. Io sono un modesto contadino poggiomarinese. Come voleva Giorgio Amendola, almeno io e almeno il Partito Democratico di Avellino, cioè non è interessato ad unità fittizie. E allora, se il processo politico inizia, e ovviamente noi siamo tutti quanti consapevoli che in questa stanza noi non esauriamo il centro-sinistra, troppo pochi saremmo. E allora il Partito Democratico dà la sua disponibilità ad intraprendere un processo che si basi sui programmi e sui valori. Come partito intendiamo anche noi ritradurre la meritoria esperienza di questa assemblea in una proposta politica, perché è giusto, come è stato ripetuto da più tempo, da più parti, che i partiti svolgano il ruolo per cui esistono. Però lo vogliamo fare nello spirito che è stato proposto dal giovane che è intervenuto all'inizio, pare che si chiami Stefano, so se... No, Francesco, che ho conosciuto questa sera. Noi lo vogliamo fare nella massima apertura. Ovviamente se ci attardiamo su un ragionamento che interessa il passato, non che questo non sia importante, è fondamentale, però i conti con il passato ciascuno di noi li fa in privato, perché si suole sempre ripetere che senza peccato scagli la prima pietra, ma si dice la seconda parte, cioè che Cristo scrive i peccati, e quindi rimangono tutti zitti. E allora l'invito che io ringrazio di nuovo di avermi invitato, io sono una persona che crede molto nelle gerarchie, quindi diciamo, c'è massima autonomia da parte degli attori in campo a sviluppare i processi che ritengono necessari per il bene della città. Come segretario regionale ci tengo a dire che il Partito Democratico è interessato a costruire il centro-sinistra, un centro-sinistra che non si fossilizza nelle sigle e che quindi non si fossilizza neanche all'assemblea di questa sera, perché centro-sinistra significa apertura. E se noi dobbiamo, come è giusto fare, parlare con i cittadini, noi dobbiamo parlare con tutti quelli che si ritengono di centro-sinistra. Anche perché, perdonatemi la banalità, mi hanno insegnato che indipendentemente dalle formule, cioè chi pratica determinati valori si riconosce nel perimetro di centro-sinistra. Concludo, sono stato fin troppo lungo, augurandomi che diciamo, sia, almeno a noi del Partito Democratico è molto chiaro questo, è molto chiaro, si sta svolgendo una partita importante in questa città, noi ci vogliamo stare, non abbiamo preclusioni verso nessuno, ovviamente tenendo presente quelli che sono i nostri valori di trasparenza. Siamo interessati a ragionare con tutti coloro che lo vogliono fare senza avere ovviamente preclusioni rispetto a noi, il passato, eccetera, e nello stesso tempo alla pari. Noi intendiamo ragionare di un processo che inizia e quindi anche le figure apicali si decideranno alla fine del processo. Io vi ringrazio. Grazie.